Ciao a tutti, benvenuti su Info Flash. Anche a voi è andata via la luce ieri? A me è successo mentre... Basilisk è pronto. Ti va di provarlo? Certo, arrivo subito. Cazzo, V, è incredibile. Sì, ci credo. Mai visto una tale acconciata.
Se avessi un po' più di tempo. Sì, sì, lo trasformerò. Pronti a partire? Ehi, V. No, non ancora. Carol deve ancora controllare se la Militech ha lasciato qualche ICE nei sistemi. I corporativi non sono passati a reclamarlo. No, credo che siamo riusciti a coprire le nostre tracce. Abbiamo lasciato i camion con quei grossi logo vicino al campo dei Raffen. È stato divertente quasi quanto lasciare un sacchetto di merda di cane fumante davanti alla loro porta. Cazzo, sembra quasi uscito da una campagna delle guerre corporative. Niente male. Tutto a posto, pulito come uno specchio. E Saul, che ne dice? Niente, per ora. Ci teniamo alla larga l'uno dall'altra. Quindi non ci sarà un incontro della famiglia? Certo che sì, ma vuole tenermi all'oscuro ancora per un po'. Sai, ho sempre sognato di provarne uno. Il che è proprio il motivo per cui tanti fessi finivano al fronte. Non c'era neanche bisogno di reclutarli. Bastava mostrargli la tecnologia. Forza, salta su. È tutto pronto. Ok, accendiamolo. Tieniti forte! Cazzo! Qualcuno l'ha già messo in moto. Forse conviene... È tutto a posto. Dammi un attimo. Non è l'ultimo modello, ma Mitch e Bob hanno fatto il possibile. Che ne pensi? È molto accogliente. Lo puoi pilotare direttamente dal sedile. Devi solo connetterti. Ma come? Niente manopole, pulsanti e lucine varie? No, niente. L'impulso arriva direttamente alla corteccia cerebrale. In un certo senso il Basilisk diventa un'estensione del tuo corpo. È come un'unione mistica. Hai mai pilotato qualcosa di simile? No, perché? Non ti fidi di me? Posso ancora scendere? No. Allora mi fido. Se è così mistico, perché ha un copilota? Per supporto extra? Te lo dirò quando saremo più lontani dal campo. Lo proveremo. Ok, se vuoi la massima funzionalità in combattimento, serve un'altra persona che si occupi del sovraccarico sensoriale. Un pilota comanda, l'altro gestisce le armi. È stranamente piacevole, vedrai. Ok, dovrebbe andare. Prima una prova. Per ora mi disconnetto. Non richiede due piloti? Non dovrai pilotare e sparare. Sei pronto? Anam, è tutto normale. La sincronizzazione neurale non è istantanea, ma non ci mette poi così tanto. Ecco, visto? Ok, comincio a capire cosa intendevi. Riscaldati pure. Non preoccuparti, non guardo. Fa un po' di manovre. Sembra di essere in barca. D'accordo, vedo che cominci ad annoiarti. Ora portalo vicino a quelle turbine. Quando te lo dico, gira a destra o a sinistra prima dell'ultima. Ok. Ok,
Torna qui! O prendo io i comandi! Sinistra! Molto bene! Avanti! Destra! Sì, è così che si fa! Destra! Ottimo! Spariamo un po'. Fermati, attivo il sistema. Cosa offre il menu? Frena l'entusiasmo. Il basilisk è più un mezzo da trasporto. Ma potrai comunque divertirti. Bene, spara quei rottami. Vedere. Centro! Ricordi quello che ti ho detto sugli impulsi? Beh, sta attento ora. Che sta succedendo? Sono connessa. I nostri sistemi nervosi sono collegati. Ok. I piloti del Basilisk collaborano in armonia. È per questo che percepisco tutto raddoppiato. È il feedback sensoriale. I nostri sistemi sono intrecciati. Che ne dici di provarlo? Ok. Non dico di no. Riesci a sentirlo? Non so come facciano a concentrarsi in combattimento. Probabilmente non è sempre così intenso. E ora? Dobbiamo tornare al campo. Sono i Raffen! Sono un bel gruppo, pronti a combattere! Raggruppo! Sono anche qui, Sol! In forze! Fateli fuori, poi riportate qui le chiappe e rendetevi utili! Andremo direttamente al campo, dobbiamo aiutare la famiglia! Avranno una bella sorpresa. Ok. Mettiamo.
Tutti noi, ognuno a modo suo, dobbiamo pensare innanzitutto al bene della famiglia. E dai, Saul, se vuoi che lasci il clan, dillo chiaramente. Almeno risparmiami un'altra delle tue prediche. Temo che dovrai sopportarne ancora un po', perché da oggi sarai tu a guidare questa famiglia, al mio fianco. Io che cosa? Cercavo un modo ufficiale per dirlo, ma come preferisci. Mi sbagliavo, avevi ragione tu, questa è la verità. Speriamo non succeda più. Ma io ho incasinato così tante cose. Avevi detto che... Lo so, ma ho cambiato idea. Hai rischiato tutto per questa famiglia, senza neanche sapere se ti avremmo accolta di nuovo. Ok, ok. Beh, io... Dovranno cambiare molte cose. Sì, e per iniziare dobbiamo lasciare questo posto in fretta. La Militech non deve trovarci. Certo, preparerò il percorso. Congratulazioni. Pessima scelta, io ho votato contro. Grazie, grazie. Devo ancora calmarmi, credo. Vieni con me. Giornata interessante. Mi sento come se avessi evitato per un soffio un frontale con un treno. Ci è mancato poco. Non so se ce l'avrei mai fatta senza di te. Ah, ma dai. No, dico sul serio. Ti siamo tutti debitori. Puoi contare sugli Aldecaudo. Sempre. Ah, buono a sapersi. Nessuno dietro al bancone. Così mi piace. Birra? Limonata? Hai finito? Congratulazioni! Ci siete avvisati a guardarmi! Allora siete tornati! Nessun pazzo vi ha entrato in casa mentre dormivate! Nessun bastardo vi ha puntato una pistola quando prendevate la metro! Nessun cyber psicopatico vi ha fatto a pezzi mentre andavate a fare la spesa! I poteri forti vi hanno detto che non c'è niente che si possa fare, che non c'è il budget per la polizia, che nessuno sa qual è la causa della cyberpsicosi, che il traffico di droga è inesistente. Bugie, dico io, sporche, schifose bugie. Non capite che vogliono questo? Vogliono che ve lo facciate addosso ogni volta che sentite dei passi dietro di voi, ogni volta che bussano alla porta. Prendete la pistola del cazzo e premiate il diritto. Ma sapete di cosa? Hanno paura della fiducia, della fiducia tra vicini. Birra. Ai lieti fini. A proposito di lieto fine, quando eravamo nel Basilisk, spero che tu non rimpianga quello che è successo. Rimpiango solo una cosa, di aver avuto così poco tempo. Beh, a questo possiamo sempre rimediare. Mm-hmm. Sai, potrebbe essere così ogni giorno tra noi.
Vi, guardati attorno. Guardali. Potrebbero essere la tua famiglia. Panam, che stai... Resta nel campo. Unisciti a noi. Mi piacerebbe, Panam. Davvero. Ed ecco che arriva il ma. Ma non posso. Non ora. Devo prima finire alcune cose. D'accordo, V. Non dovrei farti proposte bomba in questo momento. Ma pensavo che... Non importa. Ci penserò su, te lo prometto. Chi ti ha dato questo numero? Chi? Vi. Panam. Io... Vi, rilassati. Va tutto bene. Come ti senti? Cos'è successo? Ricordo che... Stavamo parlando e poi all'improvviso... Sei svenuto. Completamente. Ti abbiamo portato con noi. Dove? In un posto nuovo. Abbiamo spostato il campo. Non preoccuparti, sei al sicuro qui. Per ora. Oh, Vi... Vi, devi dirmi che cosa sta succedendo. Il sangue. Hai perso i sensi per ore. Che cos'hai? Panam, io... Sto peggiorando. Ogni giorno che passa... Ok, Vi, rilassati. Una cosa per volta. Che sta succedendo, esattamente? A dirti la verità, temo che le cose non saranno più le stesse tra noi. Vi, ascoltami. Non puoi dirmi niente che possa cambiare il modo in cui... Cioè, basta con le stronzate e dimmi che sta succedendo. Conosci Johnny Silverhand? Sì, a volte mettono dei vecchi dischi alla radio. Perché? Beh, è lui il problema. Johnny è vivo. È nella mia testa. È... cosa? Non ho... È una sorta di strana metafora. È una lunga storia. Avevo un lavoro, è andato a puttane. E ora mi ritrovo il costrutto di personalità di Silverhand nella testa. Stronzate! Sì, beh... Neanche lui ne è troppo felice. Non andiamo molto d'accordo. E la cosa sta peggiorando. Non stai scherzando. Cerco solo di conviverci. Di sopravvivere, in realtà. Di certo non ti fa molto bene alla salute. Devo andare. Mi sento meglio. Davvero. Aspetta. Vengo con te. Mi pareva di aver sentito la sua voce. Ehi, Mitch. Ah, eravamo preoccupati. Mi sono preso cura del tuo mezzo. È laggiù. Ma non ci stai già lasciando, vero? Va tutto bene? Molto meglio ora. Grazie per l'aiuto. Sono contento. Vedo che vi siete già ambientati qui. Abbiamo una discreta esperienza in questo. È un buon posto. Abbiamo un maggiore controllo dell'area. Gli altri si stabiliranno presto. Ma dici, come stai? Ci hai fatto spaventare. Grazie, Mitch. Ma devo proprio andare. Non ti reggi quasi in piedi, Vi. Mi raccomando, ok? Ricorda, la nostra offerta è sempre valida. Se avrai bisogno di aiuto, gli Aldecaldo saranno qui. Almeno su questo siamo d'accordo. Se hai bisogno di qualcosa, sai dove trovarci.
Vuoi che ti accompagni? Ehi! Ehi! Non ci vado in prigione! Conosco questa zona dai tempi dei vecchi percorsi. Sul serio? Siete davvero al sicuro qui? Per ora, sì. Sei pazzo! La Militech non si spinge fino a qui. No. E i nostri punti di vedetta sono migliori. Davvero? Vi! Bentornato nel mondo dei vivi! Era ora che la bella addormentata si svegliasse. Ehi, là! Ma sai, tutto qui è temporaneo. Tutto quanto. Presto dovremo decidere cosa fare. V, tornando a quello che stavamo dicendo, non fingerò di aver capito. Non credo neanche di averlo ancora accettato, ma dico sul serio, come posso aiutarti? Sinceramente, non ne ho idea. Ma deve esserci qualcosa, qualcuno che può... Ricordi Hellman? Ha creato lui la tecnologia dei costrutti di personalità. Per questo volevi trovarlo. Ma si è rivelato un buco nell'acqua. Ora devo capire cosa fare. Troverai un modo. E quando lo farai, avvisami. Ti aiuterò. Tutta la famiglia ti aiuterà. Sol non stava scherzando, capito? Grazie di tutto. Per essermi di sostegno. Abbi cura di te. E fammi sapere se... Beh, fatti sentire.